Le pesantissime accuse all'operato del medico Mario Martinotti, 64enne, ex primario del reparto di chirurgia dell'ospedale maggiore di Cremona dal 2007 al 2019, arrivano dallo stesso ambiente sanitario, da un'imprecisata fonte che lo accusa di diagnosi approssimative, operazioni spesso inutili e in alcuni casi mortali. Sono reati gravissimi per cui la procura ha rinviato a giudizio il chirurgo cremonese, imputato in tutto per 4 omicidi colposi, un caso di lesioni colpose gravi e anche falso in cartella della clinica e truffa alla SST di Cremona in concorso con la moglie. Le indagini hanno riguardato almeno una ventina di pazienti tra il 2015 e il 2019. Il medico è accusato poi di truffa per aver aperto uno studio medico a Voghera con la moglie per aggirare il rapporto di esclusività con la SST di Cremona. Mi ha lasciato disgustato tutto quello che ho letto nei confronti del dottor Martinotti, quasi come si sia dimenticato improvvisamente la nobiltà della persona dal punto di vista professionale, la grande capacità, la grande solidarietà che questo professionista ha sempre riscosso in ogni parte e in ogni luogo lavorativo dove si è presentato e ha prestato il proprio servizio, tutto questo quasi dimenticato con delle accuse che ho sentito definire shock e addirittura sento parlare di fonti confidenziali. Vorrei chiarire che non ci sono clienti, pazienti, persone che si sono lamentate per presunti fatti di responsabilità medica. Sento parlare di fonti confidenziali, sento parlare di voci addosso ad un professionista che ha avuto una carriera brillantissima ed ancora è persona brillantissima. Quindi sono davvero molto intristito perché stiamo già facendo un processo non nel luogo deputato a farlo e senza la valutazione oggettiva di quelle che possono essere state le prove.